perché a quanto pare la maledizione fa anche dimenticare tutto, quindi si diventa degli esseri vuoti, senza ricordi, degli zombie che uccidono tutti gli altri, quindi è maledetto anche lui, un po' come me, quindi sì, ha perso la memoria. E spesso, diciamo, in questo gioco si incontra gente così che non sa cosa sta facendo e perché lo sta facendo. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on Tantissimo. you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Ok, thank you very What a much. joy to meet a kin. Incredible. Oh, I would not. I can't. Something. Ok. Mi ha dato la chiave per la villa che sta a Majula, che sarebbe, che poi chiamarla villa è un po' esagerato, è una casa leggermente un po' più grande delle altre, in cui adesso possiamo entrare. E ci sarà qualcosa di utile lì dentro, spero almeno. Non mi ricordo di preciso cosa c'è lì dentro. Ora, andiamo di qua e andiamo a far fuori quel bastardo di un arciere che veramente mi ha un tantino rotto le palle. Benone. Haha, vengo a purgarti. E sì, lancia, lancia, tanto lo scudo. Ti faccio proprio il backstab, ti faccio proprio. Per dimostrarti quanto ti odio, brutto bastardo. Gemma vitale, grazie mille. Perfect. Benone. Adesso torniamo indietro e andiamo sopra. E incontreremo, diciamo, per la prima volta quel simpaticone che vi dicevo di prima, il boss, il secondo boss che uno dovrebbe uccidere. Che poi non è per forza il secondo, uno può ucciderlo anche per ultimo, ad esempio, perché non è un boss fondamentale da uccidere, ma. Per dire, è veramente tosto da uccidere quello. Vediamo se riusciamo a backstabbarlo questo. No, vabbè, comunque. L'importante è che sia morto. Per tutto il resto c'è Mastercard. Saliamo di qua. 3, 2, 1. Tan 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 tan. Tu stai sotto là che puzzi. Guardate che carino che è, carino, eh. Guarda, ti do un colpo così tanto per. E poi scappo. Ora che siamo scesi, praticamente lui non. Cioè, richiamerà l'uccello che lo riporterà via e se ne andrà praticamente. Sparirà tipo nel nulla. Oh. Tu stai lì? Simpatico. Muori, grazie mille. Quello praticamente è il secondo boss, tra virgolette, opzionale del gioco. Conviene sempre ucciderlo perché dà anime, quindi dà la possibilità di salire più velocemente di livello. Adesso avrei potuto. Io in teoria, se avessi avuto abbastanza abilità, diciamo, e forza, cosa che dubito assai di avere, diciamo, avrei potuto ucciderlo direttamente adesso. Quindi mi sarei evitato poi lo scontro dopo. Oh, non so se poi dovrei scontrarmici di nuovo, ma non credo. Però, diciamo, già non riesco a configgerlo dopo, figuriamoci adesso. Per cui ho preferito aspettare. Comunque, lancio una bella bomba infuocata lì. Boom! E qui ci siamo aperti una bella scorciatoia dalla nostra simpatica amica qui, Malensha. In modo che così possiamo tornare indietro prima. Ho la spada che sta praticamente a metà durabilità, quindi credo che ancora possiamo andare avanti. Almeno spero. Se mi trovo proprio alle brutte, diciamo, cerco di usare. Aspetta, ma tu vendi frecce? Se vendi le frecce, ti amo, ti do un bacio in bocca, calcola, cioè veramente. Ti slinguazzo. No, ma che merda, dai. Ma perché non le vendi? Che delusione. Fai schifo, fai. Allora, mi compro un paio di coltelli. Dammi un 4 coltelli perché già ne ho uno. Ok. Thank you kindly.
Ma di che? Fai schifo. Allora, meno le frecce, cavolo, sei un mercante, vendi le frecce, voglio dire, insomma. Cioè, non ho parole, veramente, non ho parole. Comunque, ora qui ci aspetta uno scontro abbastanza impegnativo, devo essere sincero, quindi cerchiamo di farli fuori il prima possibile. Per fortuna uno muore impalato dal... non è neanche morto, tra l'altro, ottimo. Speravo che questo morisse così, invece. Ok. Il trucco credo sia nel prenderli appena escono fuori, che non dai il tempo di reagire. Così. Perché se escono tutti fuori veramente ti devastano, perché sono tipo 5-6 tutti insieme, quindi può diventare uno scontro molto brutto, però ovviamente quando uno poi sa che usciranno da lì è un tantinello avvantaggiato. Usano queste balestre per ucciderti se entri così di corsa, quindi non è cosa buona e giusta entrare qui. Va bene, prima farli uscire. Tra l'altro possiamo usarle anche noi queste balestre. Tipo se c'è un nemico davanti possiamo ucciderlo utilizzandola. Ora scendiamo di qua. Whee! Perfetto. Allora, questi sono i congegni da utilizzare con le ferros, che adesso non abbiamo, le pietre. E qui c'è una trappola. Per chi di voi se lo chiedesse, quindi cosa buona e giusta, rotolare oppure usare lo scudo se ce l'avete equipaggiato. Adesso, siccome sono piuttosto fesso, non l'ho equipaggiato, quindi ho dovuto rotolare e rischiarmela. Però c'è un frammento di Estus che si può usare per avere la terza Estus lì dentro. Qui va colpito in modo che così i zombie fanno: "Oh, chi è lì fuori? Fammi andare a vedere." E voi potete ucciderli in questo modo molto, molto simpatico e barbino, diciamo. Merda. Equipaggio lo scudo. Vieni qua, caro. Backstabone mega galattico. Adios. Stammi bene nell'altro mondo. Tanto appena salvi il gioco respawni, quindi sei morto così temporaneamente. In questo gioco la morte è un'opinione, come ben presto chiunque ci gioca lo viene, diciamo, a capire. Anello vitale. E qui c'è questo simpatico anello che mi aumenta un po' la salute, che è cosa buona e giusta usare. Ho usato la pietra così ho tutta la salute al massimo. E posso vedere anche la salute aumentata. Yeah. Benone. Ora andiamo di qua. Sali sulla scala. Perfetto. Ora direi che ci sono due strade qui. Possiamo andare davanti di qua e combattere contro quell'Iron Gauntlet lì, quel mostro tipo fatto stile tartaruga ninja d'acciaio. Oppure possiamo andare di qua e parlare con il tizio più bastardo del gioco, che si chiama Pate. Hello there. Ovviamente parliamo con lui. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Sì. Oh, hogwash. Who am I to judge? Quanto sei bello, Pate. My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Sì, banditi anche dette guardie reali che sono diventati zombie. Però banditi, eh. Banditi. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Hmm.
Qualcosa mi dice che questi tizi sono tuoi amici lì dentro, comunque. I'll leave this one to you. Guarda un po', eh. What might be inside. Bastardo, non mi fido per niente, comunque. So già cosa mi aspetta qui dentro. No, no. Questi tizi sono armati, equipaggiati abbastanza bene. Tra l'altro mi ha dato anche uno scudo di fanteria. Com'è questo scudo? Sono curioso di vederlo. Scudo di blu di legno, scudo di fanteria. Fa cagare a livelli disumani. Ok. Boom! Quanto è bello backstabbare. Mamma mia. Soddisfazione proprio. Babba via, babba via. Imboscata più avanti, ad ogni modo prova magia. E se uno la magia non ce l'ha? Userò la magia della corsa. Una magia veramente che non tutti sanno fare. La magia dello scappa e colpisci. Del colpisci e scappa. Aia, aia. Mi hanno tipo massacrato di brutto. Comunque, l'importante è che siano tutti morti adesso. Almeno credo la maggior parte sono morti. Vedi una bella fiasca tra sei. Tra sei guadagnata, tra sei. Carissimo. Ora andiamocene di qua. Ci sono un po' di pozzanghere rosse. Vuol dire che un po' di gente c'è morta qui, quindi. C'è un tizio con le frecce lì sopra. Vieni, caro, vieni. Vieni, vieni a papà, vieni. Vieni. Oh, ho sbagliato sbaglio ancora tasti, pensate quanto. Ho sprecato una pozione così a casaccio. Vabbè, comunque. Lo stocco è a rischio, perfetto. Meno male che almeno ti avvisano. Mi sembra che nel primo non ti avvisavano, questa vaga sensazione. Ok, equipaggia, lascia. Lascia ora doppia. Che battutona. Prova a colpirmi su via. Addio. Boom. Piaciuto? Secondo me ti è piaciuto un casino. Oh, 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 oh. Carica la stamina. Perfetto. Tra l'altro, quando tenete lo scudo alzato, la stamina si ricarica più lentamente, quindi è una cosa da tenere a mente anche questa. Sì, in giornata magari muori. Stai per morire. Sì, vabbè, prendo i colpi, non mi frega niente, basta che muori. Perfetto. Grazie mille. Mi sono preso un paio di mazzate così, tanto per gradire, diciamo. Poppa una di queste. Okay. Di qua ora non ci possiamo andare. Però possiamo scendere. Dilli, guarda Pace, sono stato un bravo bambino, l'ho uccisi tutti. Mi verrebbe da fargli tipo il plunging attack in testa, ma vabbè. Non lo faccio perché sennò poi mi attacca, quindi. Perfetto. Ciao Pate. Well, I see you managed to escape. Sì. Sono bravo. That brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. Mm-hmm. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Uh-huh. Oh. But you should take this. Grazie. Pietra bianca. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Uh-huh. Ciao. E quello praticamente è l'oggetto che si usa per fare questi segni gialli a terra che appunto si possono utilizzare per giocare in co-op con gli altri giocatori. Ed è una cosa molto molto utile soprattutto contro i boss, perché se siete scarsi come me
Sicuramente alcuni boss non riuscirete a sconfiggerli da soli. E vi servirà appunto evocare o farvi evocare dagli altri